Con questo video si vuole illustrare la storia dei francobolli emessi dalla Repubblica Italiana dal 1926 ad oggi sulla tematica di Assisi. La prima serie di francobolli è stata emessa il 30 gennaio 1926 in occasione del settimo centenario della morte di San Francesco. Il valore da 20 centesimi rappresenta San Francesco pellegrino in Terra Santa mentre inginocchiato sul Monte Calvario ha la visione di tre croci luminose. Il valore da centesimi 40 rappresenta la chiesa ed il convento di San Damiano ad Assisi. Il valore da 60 centesimi rappresenta il convento e la basilica di San Francesco. Il valore da lire 1,25 rappresenta la morte di San Francesco avvenuto presso la Persiuncola che si intravede nelle sue spoglie pietre. Il valore da centesimi 30 e lire 5 più 2,50 raffigurano il ritratto di San Francesco circondato dal dolce panorama umbro. Il santo indossa il tradizionale saio, la chiesa a sinistra e la Porziuncola nel suo aspetto iniziale. La seconda serie è stata emessa nell'anno 1950, il 29 maggio. È il primo francobollo della Repubblica formato grande 3x4 cm ed il disegnatore Corrado Mezzana ha fatto girare intorno alla Basilica di San Pietro 13 chiese più famose d'Italia. Altro francobollo importante della serie Italia al lavoro, emesso il 20 ottobre 1950, è stato emesso dalle Poste Italiane in occasione delle 19 regioni che erano allora presenti. Oggi sono 20, essendo il Molise distaccato. Il francobollo rappresenta il contadino che regge il timone dell'aratro, ovvero la perticara, alla vecchia maniera, e sullo sfondo si erge la Basilica di San Francesco, dove la prima pietra fu posta da Papa Gregorio IX nel 1228, due anni dopo la morte del santo. Altro francobollo importantissimo in occasione del settimo centenario della morte di Santa Chiara d'Assisi, emesso il 27 giugno 1953. Il francobollo nella parte alta propone l'iconografia tratta da un raffresco di Simone Martini esistente nella Basilica Inferiore di San Francesco. L'immagine di Santa Chiara ha dato origine in passato a vari interrogativi fra gli storici. Infatti molti propendono che essa rappresenta la figura della matrona romana Jacopa Frangipane dei Sette Soli, quella stessa che San Francesco chiamava Frate Jacopa ed è ricordata con la storia dei mostaccioli. Infatti la convenzione è valorata da sette veli che formano l'aureola, i Sette Soli, e dalla mantiglia bianca in testa che non rappresenta l'abito tradizionale delle Carissi. A soli due anni dalla morte, Papa Alessandro IV la proclamò santa e Papa Pio XII, il 4 febbraio del 1958, la proclamò patrona della televisione. Nel 1955 è stato messo in occasione del settimo centenario della Basilica di San Francesco Assisi il francobollo da lire 25, emesso il 4 ottobre 1955, per ricordare il settimo centenario della consacrazione della Basilica di San Francesco. È raffigurata la facciata di scorcio, l'intero fianco sinistro del campanile, l'intero convento e la piazza antistante con il porticato. Al centro dell'ornato che fa da cornice si nota, a sinistra, l'emblema dell'ordine francescano con due braccia incrociate, la destra del Cristo e l'altra del Santo, ambedue con le stimmate. Al centro una croce vermiglia con dietro una luce a forma di aureola, mentre sulla destra c'è lo stemma della Basilica. È stato emesso il 2 ottobre 1976, in occasione del 750 anniversario della morte di San Francesco, un francobollo da lire 150. In questo francobollo San Francesco ha indosso il tipico saio e tiene la sua mano destra sul cuore e la sua sinistra un cartiglio con la scritta «Pace in questa casa». La figura riprodotta è tratta da un affresco esistente nel Sacro Speco di Subiaco, nella cappella di San Gregorio Magno, detta anche degli Angeli, ed è forse il più antico ritratto di San Francesco ancora in vita, nell'anno 1223. Le mani non portano ancora le stimmate ed il capo non è cinto da aureola. In occasione dell'ottavo centenario della nascita di San Francesco d'Assisi, è stato emesso il 6 gennaio del 1982 un francobollo dal valore di lire 300. Cosa rappresenta questo francobollo? Ci mostra il momento in cui il santo, nel 1224, sul monte dell'Averna, in provincia di Arezzo, riceve le stimmate. Il 15 ottobre 1987
è stato messo un altro francobollo da lire 500 in occasione del Natale. È stato dedicato a un affresco di Giotto che si trova nella Basilica Superiore di Assisi e riproduce un particolare del presepio di greggio che San Francesco, durante la notte del 1223, rievocò facendo una rappresentazione vivente di quell'evento. In primo piano San Francesco con il Santo Bambino tra le mani. Da questo episodio ebbe origine il presepio. Per la serie dei castelli d'Italia, le Poste Italiane hanno messo un francobollo il 22 settembre 1980 sulla Rocca Maggiore. In questo francobollo c'è l'unico monumento civile di Assisi che finora sia stato onorato da un francobollo. Successivamente fu emesso il 23 maggio del 91 lo stesso valore, ma in bobina con due lati orizzontali non dentellati. Altro francobollo importante è stato la riapertura della Basilica di San Francesco in Assisi, emesso il 25 settembre 1999, dal valore di lire 800 oppure 0,41 euro, è stato emesso in occasione del giubileo dell'anno 2000 per commemorare la rinascita della città di Assisi alle soglie dell'anno santo. La riapertura della Basilica Superiore avvenne il 28 dicembre 1999 con l'omelia del Cardinale Pontificio Angelo Sodano dopo il terremoto del 26 settembre 1997. Il francobollo nella parte inferiore ci rappresenta alcuni aspetti tecnici della costruzione. L'ultimo francobollo emesso nel 2008 ad Assisi per quanto riguarda l'ottavo centenario della regola francescana dal valore da 0,60 centesimi e ci rappresenta la conferma della regola da parte di Innocenzo III per celebrare l'ottavo centenario dell'approvazione della regola francescana avvenuta nel 1209. In quel periodo San Francesco raccolse in un documento le regole fondamentali di vita per sé e per i suoi frati. Sul francobollo rotocalcografico del 16 aprile c'è proprio la raffigurazione dell'approvazione della regola francescana da parte di Innocenzo III, ripresa dalla settima delle 28 scene del ciclo di affreschi delle storie di San Francesco nella Basilica Superiore di Assisi attribuite a Giotto.